Signore e signori, buonasera. Stasera andiamo a seguire insieme le altre quattro, no, credo tre tappe del Tour de France. Seguiremo la sesta, la settima e l'ottava. Quindi stasera cominceranno anche le tappe di alta montagna, premetto. Però col commento sarete accompagnati solamente in questa prima tappa, la Brioude Vic-sur-Cère. Ricordo che la prossima sarà una tappa da velocisti, mentre la terza sarà invece una tappa di alta montagna con arrivo a Valle d'Arrens. Poi, appunto, vedrete un po' il tutto. Però per motivi personali, questa sera non potrò accompagnarvi completamente nel viaggio. Però andremo sicuramente a seguire quella che è, a mio modo di vedere, una delle tappe più interessanti del Tour de France, che è questa tappa, che non prevede un metro di pianura praticamente da subito, un po' come la tappa di ieri, ma più impegnativa, molto più impegnativa, perché le salite, anche abbastanza impegnative, cominciano da subito. Infatti, come potete vedere, nei primi 50 km sono presenti due seconda categoria e quindi potrebbero già creare qualche situazione. Sicuramente poi avremo tante, ma davvero tante, strade strette in questa tappa. E quindi niente, bisogna fare re. Beh, abbiamo descritto fino a questo momento. Magari, volendo, appena si riapre la room, descriveremo un po' le altre tappe che si giocheranno stasera. Magari nel frattempo vado a vestirmi così non faccio tardi. Ladies and gentlemen, hello and welcome. The profile of the route is a fairly mixed bag, so everybody should find a section to their pleasing. Riding in such heat is not easy. Many riders must have only one thing on their mind, getting this over with. Falling behind! A team leader is falling behind!
like this rider is looking to break away. There's a rider trying to break away from the bunch. Acceleration by Pascal Ackermann. Attack by Rohan Dennis. This climb features some dreadful percentages. Bene, rieccoci. Nel frattempo è già andata via la prima salita, addirittura siamo già sulla seconda, le strade strette sono già cominciate e hanno iniziato alquanto a picchiarsi già. Sono 15 corridori in fuga, anzi sono 19 in totale, di cui 4 di Nutis Gold sono davanti, inseguiti da Gacio che c'ha tipo, no ok, c'ha 3 corridori, no 4 corridori. Kalash aveva perso contatto ma prontamente è riuscito a riprendere il contatto con il gruppo, il vantaggio dei fuggitivi. E 2 minuti e 19 su questo primo GPM di seconda categoria, il Col de Fulier. Descriviamolo, è una salita di 7,5 km, con una pendenza media del 6,5%, caratterizzato dall'avere solo strade strette. Quindi sarà abbastanza, cioè, c'è abbastanza il rischio che qualcuno rimanga un po' incagliato dietro. Anche se non stiamo avendo una situazione panoramica del gruppo dietro, mi sembra che comunque si stia procedendo un'andatura abbastanza tranquilla dietro, cercando più che altro di contenere il vantaggio dei fuggitivi, che finché saranno trainati da Ackermann comunque. Però, no, allora, il gruppo si è mezzo spaccato, e se Ben Jong avesse scelto di insistere, probabilmente sarebbero stati dolori per coloro che sono rimasti dietro. Anche se Gabby è stato piuttosto pronto a chiudere. C'è Hirschi che ieri ha fatto la gran parte del leone nella lotta per il GPM, vincendone tanti,
E qua sono curioso di sapere chi l'ha vinto, ma probabilmente l'ha vinto Hirschi. L'ha vinto proprio Hirschi perché Kopechki è segnalato a 3 punti e 3 punti sono letteralmente il punteggio destinato al secondo sui seconda categoria, se seconda categoria. Quindi, primo posto è arrivato per Hirschi con Kopechki, che però gli ha dato un po' da pensare in quest'ultimo, in questi ultimi metri. Salita. Dietro si è staccato Kalash, si è staccato anche si sono staccati un po' di corridori, però nessuno prende in mano le operazioni per tirare forte per andarle a riprendere. Cioè, sempre un po' regalato, diciamo, questo vantaggio. Quindi, nonostante tutto, non succede mai davvero qualcosa. Eppure il gruppo si è spaccato già più volte. Son già due le volte in cui si è separato in due tronconi. E quindi vediamo, insomma. Perché comunque potrebbe succedere. Potrebbe succedere ancora. E io penso che in una tappa del genere, comunque, a furia di andare avanti e indietro, comunque qualcuno potrebbe un po' pagarla. Non credo Gabby, perché Gabby è fin troppo abituato a fare questo lavoro, però tanto si è staccato qualcuno. Credo ci sia stata una foratura di un uomo di gara. No, non è vero, si è staccato Gabby. Si è staccato Gabby di nuovo. Con il leader, tra l'altro. E Bodnar lo aiuta a rientrare. Sono già due o tre volte. Il fatto è che Gabby in questo momento sta facendo un gioco che comunque è molto complicato, perché se al Giro d'Italia aveva potuto in maniera molto tranquilla gestire tutti i suoi corridori senza dover fare switch tra i vari gruppi, a questo Tour de France sembra star puntando anche la maglia verde. Infatti Bonifazio è andato in fuga, accompagnato da Turgi, se non ho visto male. Però ovviamente guardando tutti i gruppi e fare questo lavoro di limaggio cioè è un lavoro che porta dei benefici enormi, lo si è visto durante il Giro d'Italia, ma allo stesso tempo ha dei rischi altrettanto grossi. Quindi potrebbe essere, senz'altro sarà, una bella sfida di abilità per lui cercare di non fottersi il Tour de France, scusate il termine, in una di queste tappe. O in generale in una tappa qualsiasi del Tour de France, perché il rischio, ovviamente, è sempre dietro l'angolo. E ne sa qualcosa Baso Amogsos, che ha perso la Vuelta in una tappa pianeggiante. Mancano 159 km e mezzo alla fine di questa sesta tappa del Tour de France. Siamo all'imbocco della quarta salita di giornata, la Côte de Mamour, 2,9 km al 4,7%. Salita che, tra l'altro, scollina oltre i 1.000 metri. Questa tappa sarà per la maggior parte condotta su salite che superano i 1.000 metri. Questo per rendervi conto delle quote e della difficoltà anche, in un certo qual modo, della tappa odierna. Partita comunque intorno ai 300 metri cioè sul livello del mare. Conflans ha deciso di continuare la sua azione e di andare a prendere questo punticino che gli permette di accorciare su Hirschi. Infatti adesso, mentre Mark Hirschi possiede 25 punti nella classifica scalatori, Conflans ne ha 12. Sì. Dopo. Scusate l'interruzione. 153 km alla fine. Nel gruppo, Ben Jeong continua a tenere l'andatura alta. È lui il leader, con Simon Yates, che ha preso tra l'altro la maglia gialla dal suo compagno Ebb, che sta appunto tirando in questo momento per lui, per contenere il vantaggio della fuga che resta sui 2 minuti. C'è stato un momento, dopo il primo GPM di seconda categoria, nel quale la fuga aveva abbassato sensibilmente il proprio vantaggio, probabilmente per un rallentamento che era avvenuto nella fase
successiva allo scollinamento del secondo GPM, però hanno ripreso, grazie anche alle accelerazioni di Conforoa e di Hirschi per i GPM, un margine ancora sui 2 minuti. Va detto che adesso, nella fase in pianura, è proprio la squadra di Ben Jong che sta andando a tenere un trend che è più favorevole al gruppo che alla fuga, perché il margine, anche se poco a poco, sta calando per quelli davanti, che non si stanno, a dire la verità, impegnando più di tanto. Infatti potrebbe essere, dato qualcun altro, qualcuno si è staccato ed è ancora Gabi insieme a Vanave, insieme a Gacio, per la terza, per la quarta volta in realtà. Quindi, beh, che dire, succedono queste cose, cioè, ripeto, è rischioso quello che stanno facendo. Gacio che gli promette un po' di vendetta per il Giro d'Italia, probabilmente. Allora, con questo percorso, credo, e soprattutto considerato l'andatura che stanno tenendo davanti, che i velocisti presenti, perché davanti non c'è solo Bonifazio, ma c'è anche Peron, che è il detentore attuale della maglia verde. L'ideale per Gabi sarebbe cercare di staccare Peron, dato che possiede 120 punti nella classifica per la maglia verde, e il velocista di Gabine possiede 100, Bonifazio, quindi sono separati esattamente da un traguardo intermedio di distanza. Però, considerato l'andatura, e tra l'altro a sorpresa, mi viene da dire, Kalash sta facendo lavorare il suo velocista per... non so chi abbia davanti Kalash, vediamo un attimo chi ha la Jumbo. Ok, la regia non ci mostra, ma siamo all'inizio del Col Desert. Ok, Kalash ha il 73 in montagna, tipo. Tanto si è bloccato. Ok, si è rallentato improvvisamente la live. Comunque, siamo sul Col Desert, quinta salita, terza categoria. Sarà seguita da, tra l'altro, 3 salite di quarta categoria consecutive. Non abbiamo dato il dato sui GPM, odierno. Oggi ci saranno La Bellezza, mentre nel frattempo Conofroa accelera e Hirschi va semplicemente a prendersi questo punticino che mantiene a una distanza di 12 punti Conofroa da Hirschi. Comunque il dato sui GPM è che ci saranno La Bellezza di 13 GPM nella giornata odierna, sono tantissimi. È anche vero però che la maggior parte di essi sarà di quarta o terza categoria, in particolare ci sono ben 5 GPM di quarta categoria, e soltanto nel finale si avrà una dose massiccia di punti, perché è in programma anche la scalata del prima categoria del Tour de France, il Pas de Pérol. Tanto c'è stato un crash per Kalash, che credo ancora sia in lobby. Ok, X con 0, è proprio crashato. Kalash rientrato, ci avviciniamo a questa serie di 3 GPM con Froa che continua la sua azione, anche se a conti fatti questa azione sta fruttando tante energie spese per quello che potrà essere al massimo un guadagno di 3 punti. Però Hirschi nel frattempo si fa portare, e quindi nei GPM successivi potrebbe averne qualcosa in più. Ma vedremo se la scelta di Gacio pagherà.
caso mancano 119 km al traguardo. E ancora sensazione che non sia successo niente, perché effettivamente, a parte qualche drop improvviso di ciclisti dal gruppo, non è successo nulla. E Nutis Gold sta lanciando Hirschi in maniera molto seria, infatti l'accelerata gli ha fruttato di riprendere con Froa, e Hirschi sta andando a spingere, ma con Froa reagisce e va a prendersi il GPM sulla Côte de Saint-Hippolyte, che tra l'altro inaugura un nuovo settore di strada ad uno, strada stretta, quindi un altro settore nel quale occorrerà prestare la massima attenzione, anche perché non ci sarà pianura in questi chilometri. Siamo ora sulla Côte d'Apchon, 2 km e 900 metri al 4.9%. Altra salita di quarta categoria, altra salita su strade strette. L'andatura è in questo momento tenuta il più alta possibile da Coy, il velocista di Kalash. Adesso è nuovamente Nutis Gold che prende il primato nel gruppo e va con l'azione che è volta, appunto, è volta a far sì che Hirschi prenda i punti, ma i punti gli vengono fregati da Coy, il velocista che si improvvisa scalatore, va a prendere questo punto a Nutis Gold. Azione senza un grande senso logico, a meno che non voglia anticipare per andare allo sprint intermedio, ma allo sprint intermedio mancano ancora 25 km. In quel caso siamo sulla Côte de Coyandre, 1,6 km al 4.6%, che è l'ultimo GPM di quarta categoria, e Coy va a prendere anche questo. Intanto hanno costruito un vantaggio di quasi un minuto. Intanto Kopecky adesso sta facendo l'andatura, perché Daniel Migo vuole tenere la corsa serrata in modo tale da andare a prendersi i punti a quello sprint intermedio, anche se manca ancora un po' di strada. E tanto si è staccato, annunciato da lui stesso Gacio dalla fuga, quindi ha deciso di rientrare nel gruppo dopo aver speso comunque energie, a questo punto viene da dire un po' inutili, perché adesso si troverà ovviamente i gregari che erano in fuga con molta energia in meno rispetto a quelli che sono i corrispettivi degli altri. E a proposito di Gacio, si è staccato questa volta da solo e senza Gabi che gli potesse dare una mano. Quindi adesso vediamo un po' la situazione, perché a me non è stato particolarmente reattivo e brillante nel reagire, e infatti adesso ha già perso un minuto e dieci, anche di più, è tanto, e vediamo se qualcuno deciderà di provare a fargliela pagare, perché comunque Ben Jong sta continuando a fare la sua andatura. Questo è sicuro, non si può dire che abbia accelerato, però voglio vedere la testa del gruppo per capire se sta succedendo qualcosa, perché a me il gruppo sembra si stia allungando, e non poco. E infatti il gruppo si sta addirittura spaccando, perché Gabi si è messo a tirare, e si è messo a tirare così tanto da spaccare il gruppo e da lasciare indietro anche se stesso. E questa cosa adesso ha messo Nutis Gold e Ben Jong in una situazione di vantaggio, eppure è arrivato il crash di Nutis Gold, che ha permesso agli altri sicuramente di riorganizzarsi. Ok, si può ripartire, e il gruppo è spaccato. Siamo sulla nona salita di giornata, il Col della Bessère, e mancano ancora 100 km e sono già state percorse 9 salite. Tappa particolare, Nutis Gold parte ed è partito perché vuole i punti del traguardo volante. Sì, è quello l'obiettivo. Infatti Ackermann, allora Ricezze si va a prendere i punti del GPM, ma adesso parte a tutta, perché è tutta discesa fino alla leggera salita che porterà.
salita che porterà appunto al traguardo intermedio. Il gruppo intanto è ritornato compatto, anche se si è ristaccato qualcuno. Frattempo l'azione di Notice Good continua, adesso inizia la salita di Musage che porta al traguardo intermedio appunto di Musage. A me sembra che comunque Notice Good sia riuscito a prendere i punti del GPM con una grande azione. Miko parte con lo sprint, sprint che tra l'altro è duro, è molto duro, tutto in salita. E infatti cede Miko e cede punti. Cede punti a, però a Bonifazio. Adesso il margine è sceso a sceso di 3 punti, quindi da 20 è sceso a 17. Aspetta, 135, 17, 18 punti. E perché gli ha recuperato 2 punti? Effettivamente gli ha recuperato 2 punti, dato che Ricezza e Ackerman hanno inviato i primi 2 posti. Poi intanto è tornato compatto. Da registrare comunque oggi il ritiro da parte di Eddie Kay, che era uno dei grandi favoriti, ma credo che non abbia ben digerito la tappa di ieri, l'ultima, la quinta, che gli ha portato un ritardo di un minuto dai primi e quindi la perdita di tutto quel vantaggio che aveva accumulato durante la cronometro iniziale a New York. Siamo sulla Côte d'Anglard de Sal, non lo so, de Salem. Non abbiamo il nome completo di questa salita. Abbiamo, ok, Côte d'Anglard de Salers. 4,2 km al 6,6%. Un'altra seconda categoria. Con le pendenze più elevate in questa prima parte. Poi la salita diventa un po' più semplice. E c'è sicuramente però i 5 punti in cima faranno gola ad Hirschi. Soprattutto adesso che con Froa si è staccato, quindi adesso non c'è nessuno effettivamente che gli vada a contestare. Infatti Hirschi parte molto tranquillamente e va a prendersi, con uno sforzo a mio dire anche un po' inutile, questi 5 punti sulla Côte de Salers. Adesso sta arrivando a quello che è il punto focale della tappa, e vi si sta arrivando quel gruppo che comunque è abbastanza ancora ricco di uomini, ancora in 42 nel gruppo di prova, 15 km all'imbocco di quello che è il tratto decisivo della corsa. La situazione quindi è questa, si è spaccato di nuovo il gruppo su questo tratto di falso piano. Andiamo dietro, ok, il gruppo è ritornato unito nel frattempo, però ancora una volta si era spaccato. E niente, adesso c'è Gacio che sta facendo un'andatura molto intensa per andare a chiudere. Il prima possibile, quindi anche Ibra si rialza, stanno rialzando un po' tutti, quindi la fuga è un po' andata. E attenzione, perché il gruppo si è rispaccato provvisoriamente, e ancora una volta Gabby si trova dietro, e stavolta si trova dietro con Daniel Miko e anche con Gacio, che anch'egli si è staccato da solo. Tra l'altro non si è accorto che Van Avermaet sta andando così forte da se n'è andato, aver preso vantaggio sul gruppo. L'unico che mi è interessato alla fuga è davvero Notice Gold, che sta andando a cercare di prendersi anche il Col de Neron. Infatti ha lanciato Langen e Hirschi, mentre tutto il resto della fuga è stato riassorbito. Quindi adesso sono 49 i corridori in gruppo. Vediamo se adesso la corsa si accenderà. Si spera, insomma. Inizia in questo momento il Col de Neron. Sono 9 km e 300 metri, a una pendenza media del 4,9%. Le pendenze più sostenute si avranno nella seconda parte dell'ascesa, ed è probabilmente quello il punto dove mi aspetto qualche attacco, perché qualcuno, secondo me, proverà ad anticipare il Pate Payroll.
Ma se non dovesse accadere questo, mentre si è staccato qualcuno, si è staccata sicuramente la maglia verde. Credo che siano, ok, gregari, sono staccati gregari che hanno lavorato, hanno fatto il loro. E niente, Kalash sta facendo l'andatura. Hirsch e Langen conservano ancora un buon vantaggio. Siamo a 1 minuto e 20, 25. Stanno staccando molti gregari. Outlaws, tra l'altro, ha staccato gente. Stanno un po' di gregari, ovviamente, levando dai coglioni. Perché, ovviamente, tanti non ne servono. E c'è l'azione intanto di Gabi che sta provando ad andare via con il suo 79 montagna. Credo che l'azione sia volta a fargli scollinare con un po' di margine il pade payroll, a mio modo di vedere. Infatti già, intanto già hanno preso 45 secondi, il che è già un'ottima mossa se qualcuno non dovesse reagire. Però sta reagendo Kalash, che sta reagendo con tutto il team. E Ben Jong gli sta andando dietro, perché ovviamente è opportuno, diciamo, che gli vada dietro, dato che sta reagendo, la maglia gialla deve reagire a un attacco del genere. Tra l'altro, insieme a Gabi, si era mosso anche Notice Good. E l'azione, intanto l'azione di Kalash continua, non si è fermato. E quindi il Colde Neron è già sede di una gran battaglia. Hirsch intanto ha rafforzato la sua leadership, è salito a 36 punti. Per lui la tappa è praticamente terminata. Intanto il gruppo dietro è stato stressato dalla battaglia sul pade payroll, no, dalla battaglia sul Col de Neron, e adesso semplicemente si andrà a quello che è lo scontro decisivo per la tappa, a mio modo di vedere, sul pade payroll. Perché secondo me verrà fuori la selezione decisiva. Poi può darsi anche che semplicemente non si deciderà di forzare e si aspetterà ulteriormente l'ultima salita, ma io credo che sarebbe un vero peccato non sfruttare la durezza di questo pade payroll, che in realtà per i primi 6 km è una salita non durissima. Quello che fa specie però sono gli ultimi 2 km con una pendenza oltre, ben oltre il 10%. Gabi ci riprova e credo che stia riprovando la stessa tattica, perché credo che abbia Rodriguez a ruota di Bodnar. Notice Good continua la sua azione, anche se credo sia destinata abbastanza a finire, dal momento che si sta trovando dietro un 79 montagna che sta andando a tutta, che ha preso 50 secondi. E io vorrei andare un attimo a vedere cosa sta succedendo dietro, perché a mio modo di vedere, ecco, questa è stata una cagata enorme, perché Gabi sta già in rampa di lancio. Gabi è già in rampa di lancio, ci prova intanto Arrieta. Arrieta che cos'è? No, il 70. No, Arrieta non è il leader. Arrieta non è il leader di Ibra. E infatti sta partendo la tour come prevedibile. Ibra lo segue ad ombra, ma Gabi sta cercando di fare lo sforzo prima del pezzo duro del pade payroll, che inizia ora, 2 km tutti così. Ha preso un po' di vantaggio però, attenzione, perché se il gruppo si spacca potrebbero essere dolori. Lui continua la sua azione, però mi sa che, allora, Ibra lo sta un po' lasciando andare. Ben Jong sta facendo uno sforzo supplementare incredibile per riportarsi sotto. Notice Good, provando a prendersi il GPM, non ci riesce e non so se riuscirà a fare punti perché manca ancora molto su queste pendenze.
Allora, qua c'è da vedere se il gruppo si spacca, perché il gruppo potrebbe anche spaccarsi, perché attenzione, attenzione, Gabby ha preso margine ed è rimasto dietro Gacio. Gacio sicuramente è rimasto dietro. Gabby è andato via, ma non ha molto margine. Gacio è rimasto dietro, ma non con il leader, però. È rimasto dietro con i gregari. Ovviamente chiude la maglia gialla. Attacco di Gabi che purtroppo non per lui non è stato così efficace come invece sperava che fosse. E anche Daniel Miko adesso va ad aiutare Ben Jong, che effettivamente vuole evitare che Gabi prenda troppo vantaggio. Niente, l'azione di Gabi si è quindi esaurita perché effettivamente non c'era proprio lo spazio materiale per portarla a termine, ma sono abbastanza convinto che riproverà a far qualcosa sull'ultima ascesa, che è il Col du Pertuis. Sul Col du Pertuis sicuramente avremo qualche altro movimento, almeno per la vittoria di tappa. Probabilmente rimarranno gli scalatori da soli. Alla sesta tappa è già qualcosa. Anche se in realtà questa cosa è avvenuta anche nella quinta tappa, quindi vediamo, perché il Col du Pertuis, no, non è a strada stretta, ok. Cioè, per il momento non è a strada stretta, poi non so. Però è una salita molto ripida, 4,5 km all'8,5%. È praticamente quanto le rampe ripide del Col du Pas de Paierol. Un po' meno. Però le pendenze stanno là. E vediamo adesso chi parte, perché mi sembra che voglia fare l'andatura notice good, ma nessuno sta partendo. Un po' intimoriti quindi dalla portata di questa salita. Underwhelming a questo, mancano 2,3 km allo scollinamento e non si è mosso nessuno. A questo punto tutti aspetteranno lo sprint, forse è un po' troppo presto per muoversi. A vedere se qualcuno sprinta per il GPM, che a questo punto è l'ultima cosa che può essere di un certo interesse. È partito Nutis Good, che a questo punto credo stia attaccando anche per la tappa. Almeida passa prima il GPM, quindi continua a fare collezione di punti e di corridori in classifica, boom, in classifica dei GPM. Nutis Good ne ha 3 in questo momento nei primi 10. Attenzione, perché dopo la fine dell'ascesa ci prova Daniel Miko, prova l'attacco con Dauge, ma non riesce. Allora ci riprova Nutis Good, ma parte quando sta finendo la salita. Quindi niente di fatto, si andrà incontro ad uno sprint di fatto. Questa tappa sicuramente è stata un po' rovinata dalla Dinamica Tour, perché altrove, nell'inline, fu davvero una gran tappa. Nessuno ha dunque provato, e c'è l'attacco di Benoît, però nel frattempo, che avrebbe potuto tranquillamente aspettare lo sprint, a mio modo di vedere, e adesso reagiscono tutti, reagisce soprattutto Daniel Miko. Lui da solo prova ad andare e si è staccato qualcuno, e si è staccato Gabi ancora. Gabi ora cercherà di rientrare in maniera abbastanza rapida, e lo sforzo di Guillermo molto intenso, tra l'altro ne ha beneficiato anche Kalash, perché il suo leader era rimasto con quello di Gabi. E quindi si va a una volata in quel di Vic-sur-Cer, meno che l'azione di Nutis Good non riesca su questo strappo. Parte Pogačar che prova ad andare via, parte Pogačar che prova ad andare via, ha preso 10 secondi. È tutta in discesa la strada. E attenzione alle curve che potrebbero dare una mano, perché ci sono più curve qui e ha un vantaggio di 16 secondi, attenzione. Attenzione perché siamo all'arrivo. Manca 1 km, manca 1 km. L'azione di Pogačar sembra essersi arrestata. Manca 1 km, arrivano da dietro. Ma è incredibile, Pogačar è riuscito a tenere. E Pogačar vince a sorpresa con un'azione incredibile la sesta tappa del Tour de France. Grande azione di Pogačar. Non mi aspettavo assolutamente che l'azione potesse riuscire. Bene, è il momento di salutarvi.
Ci vediamo, ci sentiamo alla prossima. Continuate a seguire il Tour de France sui nostri schermi.
acceleration by Peter Sagan. The pack is back on level terms with the breakaway group. Acceleration by Wout van Aert. Attack by Sagan. Peter Sagan is off. Falling behind! A team leader is falling behind! Mesgesh is off.
this climb is feared by many riders. The percentages are very high. Look out, he's breaking away! A rider just launched an attack. A courageous rider is looking to break away. Watch out! There are a few riders in trouble at the back. We're already at the halfway stage.
is the last third of the race. The team leaders have their minds fixed on today's goal. Attacked by Greg Van Avermaet. Acceleration by Wout van Aert. Attack by Clément Champoussin. Again. Attack by Paré-Peintre.
attack by Benoit Cosnefroid. Only 15 kilometers left. Whoa, there's an attack from inside their breakaway group. And there's an attack at the front. He could go all the way. Acceleration by Wout van Aert. There's now just 10 kilometers left. The finish line is getting close. The riders just passed the 5 kilometers road sign. That's just fantastic! He really was the strongest in the leading group. The race is run, but the poor souls bringing up the rear continue to cross the line. It's a bit of a knock for the morale. Thank you.
Tennyson goes onto the attack. Acceleration by Peter Sagan. Attack! It's a good moment to show the team colors!
be going through a bad patch. Halfway to the finish line, the team leaders should be coming.
is feared by many riders. The percentages are very high. Here she goes into the attack.
entente in the escape group is far from cordial. There are a couple of riders who want to go it alone. We've got 15 kilometers to the finish line. There are just 10 kilometers left. Oh my, the guys up front aren't going to be making too many friends today. There are just 5 kilometers left. A really powerful sprint finish to claim a great victory. We're waiting for the back markers, who appear to be fairly numerous in this difficult race.